Allora, in ogni mazzo ci sono 52 carte tutte differenti, no? E sono anche, cioè, hanno la faccia tutta diversa, mentre il retro è uguale per tutti quanti. Ora, per favore, scegli una carta e appoggiala sul tappetino, cioè se tu scegliessi per esempio questa, appoggi. Sette di quattro, avresti potuto scegliere qualunque carta, lo vuoi cambiare? No, avresti potuto scegliere qualunque altra carta, il 6 di picche per esempio, oppure il 9 di cuori, o quest'altra qua impossibile, che non c'è, questa carta qua che non si sa che carta sia. Insomma, ti faccio vedere che effettivamente è stata una scelta libera, non è che c'è un mazzo tutto uguale da cui tu hai preso. Ora però, le carte hanno 52 facce diverse, ma il dorso è sempre tutto uguale. Il disegno dei dorsi di carte è difficile da riprodurre, ma il colore invece è facile da ricordare. Che colore era quel mazzo? Prova a girare queste carte. Ah, ora attenzione. La mettiamo così, perché dici magari adesso torna blu. No, in realtà rimane, perché abbiamo un mazzo di quanto rosso. Adesso questa la mettiamo così. Abbiamo iniziato con il mazzo di carte che erano blu, tranne la tua che era rossa, adesso abbiamo il mazzo di carte che sono rosse, tranne la che è blu. Ti ricordi che carta era quella che hai scelto? Sette di quadri. Sette di quadri, guarda che rido. Incredibile. Però, attenzione, prima questa carta aveva un dorso forse rosso all'inizio, quando era poi però è diventato blu, e adesso prova a girarlo un'altra volta. Rossa, un mazzo di carte. Ora dovrò cercarmi un nuovo, una nuova custodia per le carte, oppure mi basta semplicemente farle tornare a me.